Ciao a tutti da Davide di Audio Costruzioni. sempre io. Oggi ho una coppia di belle bestie, davvero. Parliamo di Zingali. Adesso vi dico il modello perché non mi ricordo più. Sono le 95 115. Eh, come vedete, sono diffusori molto, molto importanti e eh, anche molto, molto performanti. Sinceramente, mi sono piaciuti da matti. però. Eh, vi, vi finisco di spiegare, e poi vi racconto anche il tipo di suono. Ecco Zingoli è un produttore che sta dai pressi di Roma, eh, molto conosciuto per chi frequenta le fiere perché era molto attivo con tutti i suoi sistemi. Questi sono eh, diffusori piuttosto importanti. Considerate che nel 2000 eh, costavano 23 milioni, quindi eh, 12-13.000 mila, mila euro circa, insomma. Sono molto famosi per la loro tromba, l'OmniRay, e eh, è un due vie e eh, non è proprio così facile far funzionare i due vie con un woofer così grosso, questo è da 15 pollici e eh, il medio alto, però loro con questa tromba qua, particolare, tutta in legno, sono riusciti assolutamente a non far mancare niente a questo tipo di diffusore. 93 dB, però eh, come tutti i diffusori di questo tipo, eh, serve corrente, quindi mh, non, non sono adatti a valvolare di piccola potenza. Più gli diamo corrente, più ci danno soddisfazione. La tromba, anche se sembra così grande e così imponente, non è eh, spacca anzi è molto, molto delicata. L'impressione globale che ho avuto di questi diffusori è eh, veramente meravigliosa. Se mia moglie mi lasciasse prendere dei diffusori grandi, eh, io li porterei a casa, ma la moglie non vuole e niente, ci accontentiamo. però, sinceramente, mi fanno impazzire. Il peso è esagerato perché secondo me lì c'è scritto che sono 57 kg l'uno, io penso che siamo attorno agli 80 kg almeno, cada uno. No? E come dicevo, dal costo veramente molto importante, considerate che il costo di 23 milioni e tot era solo dei diffusori. I supporti che vedete sono veramente molto molto belli costavano altri 2-3 milioni, ecco, questo per farvi capire un po' tutta la faccenda. Il reflex vedete è anteriore, sono queste due feritoie che eh, a piacere le possiamo mettere o all'esterno o all'interno, ecco, poi dopo ognuno di noi eh, andrà a stabilire com'è meglio il funzionamento nella propria stanza, nella propria catena. Abbiamo l'attenuatore del Twitter, perciò adesso io lo lascio sempre a metà e devo dire che a metà mi è piaciuto molto. Il basso è bello, eh, bello deciso eh. e eh, l'unico problema che hanno questo, questi diffusori è la verniciatura. È una verniciatura stile gommoso no? che eh, purtroppo con gli anni... Eh, non è bellissima, ecco, ci sono un po' di segni perché al, al tocco è proprio gommosa. Ecco, questo è l'unico difetto che ho trovato in questi diffusori e eh, secondo me poteva anche eh, fare qualcosa di meglio. Comunque ne sono risultati dei diffusori veramente importanti. Io l'ho ascoltato con il Maestro 150, che è un mio fedele amico, diciamo, e quando ci sono dei diffusori da far viaggiare lui ci riesce senza problemi, ma comunque anche con una cinquantina di watt buoni eh, li, li, li si possono pilotare. Ecco, vedete sull'Audio Review numero 176 c'è anche la prova no, di queste cose qua. Di questi diffusori qua e vediamo l'interno: no? soprattutto la tromba, come è costruita. È un pezzo naturalmente di legno veramente massiccio che viene tornito. Vedete dentro come è, com è bella. È praticamente legno più alluminio più il drive. Ecco. Poi, qua, vediamo com'è costruito il filtro e anche la prova di audio review ne parla veramente bene, anche loro ne sono rimasti molto molto soddisfatti. Spero di esservi stato d'aiuto, adesso ve le faccio vedere dietro. Ecco, vedete il dietro, È praticamente tutto piatto, Troviamo i nostri connettori per il dewiring, ehm, i classici connettori in eh, ottone e rame, okay, di buona qualità che accettano un po' tutto. Ecco qua il, pro il vecchio proprietario gli aveva messo i cavettini no? per il coso, altrimenti in origine c'erano le sue diciamo, piastrine, ecco che sono, che sono queste qua. Ma forse i cavettini sono un pochino meglio. Bene, bene, spero che vi siano piaciute, un saluto da Davide di Audiocostruzioni.